Stiamo agendo, dice il vice sindaco, ingegnere Attilio e elettore, attraverso la Pagani Servizi per eliminare problemi al centro urbano e in periferia. Taglio delle erbacce, riparazioni alle piazzette e nei luoghi dove c'è necessità di intervento. Abbiamo messo mano al cimitero e a quei fatidici loculi di cui si è interessata una grande parte di cittadini, i quali ormai erano sfiduciati. Ed inoltre, quando prima riprenderemo, dopo la potatura degli alberi, i lavori in villa comunale, dove abbiamo intenzione di rimuovere la terra di tutte le aiuole, e quanto prima seminare e piantumare fiori e piantine decorative. Abbiamo messo in funzione tutto quello che era possibile per cercare di pulire sia le scuole, cosa di cui mi occupo personalmente, e sia un po' la città. Con la multiservizi, con la, la Pagani Servizi, stiamo cercando di fare questi lavori. E per quando attiene la villa comunale? La villa comunale, già è stato dato l'incarico per la piantumazione del nuovo verde, ci sarà una ditta che provvederà a questo e anche a, diciamo, per fare quei piccoli lavoretti per permettere al polmone della città di rivivere. Abbiamo saputo che ci sarà sorveglianza all'interno della villa e sarà aperta e chiusa? Sì, anche questo abbiamo messo in campo, utilizzando un po' quelle che erano, diciamo, le idee che sono venute fuori per i chioschi, per una serie di cose che adesso metteremo in campo. Partirà anche il bando PIP per quanto riguarda le attività. Diciamo che stiamo lavorando per cercare di incrementare l'economia di questo paese. Loculi cimiteriali. I loculi cimiteriali, ieri è scaduto il bando per la validazione del progetto, che avranno, diciamo così, tecnici incaricati che sono fuori comune, avranno 30 giorni di tempo per validarlo e si andrà in gara. Quindi saranno assicurati i loculi a chi ne ha fatto richiesta qualche anno fa? Come già ho detto, sì, sicuramente partiremo con i lavori più presto possibile, compatibilmente con i tempi di gara che lei conosce bene, insomma sono leggermente più lunghi per noi paganesi. Sarà piantato anche il pino in villa comunale? Abbiamo previsto anche questo.